Vado dai 5 Stelle, Giovanni Endrizzi, capogruppo, benvenuto. La vostra opinione invece qual è? Buonasera. La nostra opinione è che la sentenza della Consulta confermi quello che già era stato anticipato e anche le motivazioni lo ribadiscono. Cioè noi abbiamo un sistema elettorale funzionale che è in grado di far votare il Paese, cioè restituire ai cittadini la sovranità. E tutto il resto sono considerazioni di un meglio che si potrà fare eventualmente un domani, la questione del sorteggio, la questione dei capilista bloccati. Se si vorrà modificare questa cosa, non dovrà essere questo Parlamento a farlo. Questo Parlamento ha già dimostrato di che cosa è capace in negativo, dunque la Consulta dice la sentenza è autoapplicabile, si può andare a votare, secondo noi si deve andare a votare e sarà il nuovo Parlamento, finalmente legittimo, a fare qualcosa di meglio. Sarei stupito che dopo che il PD ha votato una riforma elettorale chiaramente disomogenea, perché era valida solo per una Camera, e una riforma costituzionale incostituzionale, oggi cavillasse su questi aspetti che, ripeto, la Consulta non ritiene essenziali pur di non andare al voto, pur di far prevalere interessi di parte al bene del Paese. Ecco, la posizione del PD, poi magari sentiremo, dobbiamo sentire anche Matteo Ricci che è vicepresidente del partito, ma e poi membro della nuova segreteria Renzi, poi vedremo cosa succederà anche lì, perché pare che Renzi voglia dare le dimissioni anche dalla segreteria per accelerare un processo, quando una parte del partito invece vuole, e l'ha scritto in un documento ben preciso i senatori, andare al voto a scadenza. Ecco, è chiaro che ci sono spaccature su questo anche all'interno della maggiore formazione politica italiana, perlomeno in questo momento. Secondo lei, realisticamente, glielo chiedo proprio così, si va al voto o no? Lo chiedo a lei, 5 Stelle, Endrizzi. Ah, vede, realisticamente è una cosa che mi dà, è un avverbio che mi dà veramente la tragedia di questo Paese, dove non si guarda il bene, non si guarda ciò che è meglio, ma ciò che è la convenienza. Ma secondo, è come se lei mi chiedesse, ma secondo lei al PD conviene andare a votare? Ecco, io non voglio accettare questo tipo di logiche, perché il Paese con 20 milioni di voti ha già detto che vuol cambiare, ha già detto che rivuole la sua sovranità, ha già detto che questa legislatura, questo Parlamento, questi governi, fotocopia l'uno dell'altro, non si possono più ricevere, devono lasciare il passo a una nuova era dove il cittadino torna centrale. 5 Stelle, allora, c'è qualche posizione comune con la Lega Nord, oppure sono binari diversi, separati, e però insomma è solo una scelta in questo momento, il voto subito? Ma vede, la convergenza non si deve chiedere alle forze politiche, ma ai singoli parlamentari, come ogni singolo cittadino si esprime su un programma elettorale nel momento in cui vota. Noi credo che abbiamo la possibilità di raggiungere il 40%, che ci darebbe quel premio di maggioranza considerato legittimo dalla Corte Costituzionale, e di governare da soli il Paese. Se ciò non fosse possibile, noi ci presenteremo con il nostro programma votato dai cittadini nel Parlamento e chiederemo l'adesione, chiederemo per esempio chi può non votare l'introduzione di un reddito di cittadinanza che in Europa manca solo all'Italia, almeno tra i grandi paesi o quelli che ritengono di essere grandi paesi. Chiederemo misure per la piccola e media impresa, per risollevare il tessuto economico, un piano industriale per la green economy, un piano energetico che valorizzi le peculiarità, i grandi vantaggi che ha l'Italia, rilancio di turismo. Ovviamente questo ripristinando le regole del gioco sia dal punto di vista fiscale, migliorando la velocità della giustizia e rendendo più efficiente il Paese, a cominciare dall'introduzione a tappeto degli strumenti informatici e la banda larga, che oggi vedono larga parte dei cittadini delle nostre imprese penalizzati da arretratezza che in paesi come la Romania invece stanno procedendo molto speditamente. Su queste idee io voglio credere che non ci sarà destra e sinistra, ma ci saranno semplicemente dei parlamentari che dovranno mettere la faccia nel votare o non votare la proposta. È esattamente quello che noi volevamo dal presidente Napolitano 4 anni fa, quando chiedemmo di avere noi l'incarico e di confrontarci sui temi, sui contenuti. Se il cemento delle coalizioni è l'interesse di parte,
il cemento di una maggioranza di governo deve essere il programma di governo e le soluzioni per il Paese, e su questo noi non abbiamo paura di nessuno. Ecco, allora il Movimento 5 Stelle non ha paura di nessuno, avete sentito anche le parole ai 5 Stelle, a Giovanni Endrizzi, capogruppo di Affari Costituzionali del Movimento. Allora, la convince quanto ha detto il senatore Romani? Ma le parole convincono, ma i fatti convincono di più. Se alla fine ci sarà una convergenza nel determinare lo stallo e il traccheggiamento per arrivare al 2018, noi dovremmo dire che al di là delle parole il Presidente Romani si è prestato a un gioco e a un interesse che non era quello del Paese. Però, ripeto, questo è solo un dubbio e il futuro dirà. Credo però che ci sia un'imprecisione molto importante da chiarire. La Consulta non dice che la sentenza non è applicabile, anzi dice esattamente il contrario, dice che noi abbiamo già un sistema elettorale. Ora, chi ha predicato per tanto tempo il meglio che niente, oggi che non abbiamo poco, abbiamo molto, abbiamo un sistema finalmente legittimo e dopo 3 votazioni noi abbiamo la possibilità di andare al voto veramente restituendo ai cittadini questo potere, i cittadini lo vogliono, chi dice di no si arrampica sugli specchi e ne deve rispondere. Giovanni Endrizzi, Movimento 5 Stelle, insomma, che differenza c'è per voi andare a votare a giugno o a ottobre? Ricorda grandi appuntamenti e sfide, a partire dall'assestamento che la finanziaria richiederà. Ecco, allora io mi chiedo, dovremmo avere un governo pienamente legittimato dal consenso popolare o continuare con queste mezze misure? Sull'immigrazione noi abbiamo visto le proposte del ministro Minniti, molto carenti. Al di là delle parole, i fatti mancano. Parla per esempio del fermare le persone che partono dall'Africa, e come lo fai se non istituendo, come propone il Movimento 5 Stelle, dei luoghi in cui richiedere l'asilo direttamente prima dell'imbarco su quei mezzi disperati a spese dell'Europa? Se non si fa questo, se non si chiede, non si esige il pieno rispetto delle quote di riallocazione, se non si esige dall'Europa che sia veramente una comunità, non si può pretendere poi di, come posso dire, avere il consenso dei cittadini. Noi abbiamo un governo che è ancora troppo la fotocopia del governo Renzi, che non ha il coraggio di andare a fare gli interventi veramente incisivi, dichiarazioni di intenti diverse, ma sono ancora dichiarazioni. E allora cosa stiamo aspettando? Per quanto riguarda la proposta del Presidente Romani, io la accolgo in pieno. Come si fa ad andare a votare rapidamente con 2 leggi omogenee? Si prende la legge della Camera, quella uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, e la si travasa al Senato. È un'operazione semplice che non richiede discussioni, non richiede accordi, è un'operazione tecnica e non politica, e si può fare in pochissimo tempo. Non ci sono più alibi. Quello che noi proponiamo è un'operazione che richiede giorni, settimane, dipende dalla volontà politica e dagli interessi dei partiti, se saranno messi da parte o meno. Molto chiaro anche lei, grazie Giovanni Endrizzi, capogruppo Affari Costituzionali, Movimento 5 Stelle.